A che serve spargere incensi e offrire fiori, gioielli, se il cuore è vuoto di fede e pieno d'orgoglio? L'invito a diffidare dei falsi idoli e l'amore per Santa Lucia nell'era della globalizzazione. Sono stati questi i messaggi lanciati dai quartieri San Rocco e Borrello nella seconda serata della spaccata dei carri in onore a Santa Lucia a Belpasso. La tematica di quest'anno vuole lanciare un po' un messaggio di impatto. Si parlerà degli idoli, i falsi idoli di ieri e di oggi, e questo confronto viene fatto con la scelta di Lucia proprio di non seguire i falsi idoli ma dedicarsi totalmente a Cristo. Lucia ha seguito Cristo fino al martirio, è stata sua testimone forte e coraggiosa, straordinario esempio di fortezza, essa fragile, inerme. Quest'anno il quartiere propone il discorso della globalità, cioè il senso del... siamo partiti dalla motivazione del gemellaggio che abbiamo fatto con la Terra Santa, con una parrocchia della Terra Santa, esattamente quella di San Giuseppe, lavoratore. E allora da questo momento, da questo spunto abbiamo verificato la necessità di vedere questa globalizzazione, cioè significa che un solo elemento ci può unire anche se siamo in terre diverse, tradizioni diverse, storie diverse, e questo potrebbe anche livellare tanti ostacoli che ci sono oggi nei popoli. Paragone con la nostra festa di Santa Lucia, perché in grandi occasioni, tragiche occasioni dell'eruzione del 69 che ha disperso il nostro popolo, la famiglia dei Bufali con il grande simbolo che è Santa Lucia ha riunito queste famiglie, questo popolo che effettivamente era disperso. Quindi questa è anche la motivazione, l'idealità ci unisce. Io voglio precisare che il gruppo è formato da tantissime persone, siamo tanti giovani, gente che lascia le famiglie con spirito di sacrificio per devozione alla realizzazione del carro, quindi capite bene che la realizzazione è abbastanza impegnativa. E un ringraziamento va a tutti i ragazzi che vedete qui alle mie spalle. Cittadini, viva! Viva Santa Lucia! Hai ragione, fratello mio, è proprio come dici. I santi creano comunione, perché laddove passano lasciano una traccia d'amore e di solidarietà. Il buon Gesù li ha chiamati e li ha resi sua immagine, qui, sulla terra, perché noi li imitassimo. Camminare seguendo la sua via, sono ormai assorbita nell'incanto di Dio, nella sua sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così piccole a confronto. Mi è rimasto l'amore, per voi belpassesi, una tenerezza così grande che voi non immaginate neppure. Vivo in una gioia purissima. Nelle angustie del tempo penso a questa città di Belpasso, ove un giorno il bene trionferà e il dolore cesserà. Né violenza, né tristezza, ma solo la luce dell'amore infinito di Dio. Vi amo tutti, nell'amore del Signore che non conosce tramonto. Cittadini, viva Santa Lucia!